Fare informazione significa affrontare tematiche sociali. In questa ottica affronteremo in una serie di puntate la separazione e le conseguenze da essa derivanti, soprattutto per i più piccoli, far comprendere ai più piccoli che quell'idillio, quell'unione si è rotta, quindi c'è una cesura, si frappone qualcosa tra il padre e la madre che prima erano uniti. Ne parliamo con la dottoressa Scilla Battiato, psicoterapeuta. Come, mi passi l'espressione, non sono un tecnico della materia, far elaborare il lutto ai più piccoli? Io credo che la prima cosa che sia necessario fare è soprattutto quella di comunicare ai bambini in maniera chiara, semplice, adeguata all'età e univoca la decisione. Una volta che è stata presa, quindi non c'è possibilità di tornare indietro, che i genitori si separeranno. Ma ciò che è importante è far passare soprattutto che la separazione dei coniugi non equivale alla separazione, alla perdita del genitore, quindi è fondamentale rassicurare i più piccoli rispetto a questa cosa, quindi una comunicazione chiara ma che sia seguita dal mantenimento di una funzione genitoriale costante, coerente, paziente e amorevole.